ci dobbiamo fare i conti con condanne, misure cautelari, procedimenti che non hanno assoluta proporzione con quello che è il livello di conflittualità sociale che viene sottoposto alla sanzione penale e al procedimento penale. Quindi rispetto ai decimi che abbiamo conosciuto qualche decennio fa, intanto c'è una differenza, cioè la risposta da parte del potere giudiziario non è proporzionale al livello di conflittualità presente nel Paese. Non c'è una conflittualità generalizzata, questo è un dato di cui dobbiamo prendere atto, io dico con rammarico, perché è un altro aspetto della questione. Non c'è una conflittualità generalizzata tale da porre, no, una problematica dal punto di vista, diciamo così, dell'apparato istituzionale di gravi rischi incombenti nel Paese. E l'altro elemento, ci troviamo di fronte ad una dimensione di repressione molto accanita, molto profonda, a cui non è corrisposta, a differenza di un altro ciclo storico, una produzione di una nuova legislazione di emergenza. Cioè non c'è stato un ciclo di produzione normativa di emergenza dal punto di vista, dico, strettamente penalistico. Ci sono stati degli interventi molto importanti, e adesso li andremo a vedere, ma non si è verificato un evento normativo paragonabile a quello a cui abbiamo assistito, per esempio, sul finire degli anni 70 e sul finire degli anni 80. E questo per una ragione molto semplice, perché la legislazione di emergenza prodotta in quella volta è tuttora in vigore, a dispetto della definizione emergenziale, è invece diventata normativa ordinaria, quindi è parte del nostro codice penale, tuttora vigente, quindi non c'era neanche il bisogno di arrivare ad una nuova ondata di normative emergenziali, seppure alcuni interventi, come dicevo prima, sono stati fatti e sono molto importanti. E questo è un altro dato da tenere in considerazione, perché la legislazione di emergenza, che è un evento gravissimo nella storia di un paese all'interno di un ordinamento costituzionale, ci ha passato in termini, paradossalmente, un unico vantaggio, e cioè di rendere chiara l'assunzione politica di quel passaggio repressivo. Cioè nel momento in cui si crea dibattito, discussione, perché si stanno approvando in Parlamento delle leggi emergenziali, cosa assolutamente negativa, però rispetto a questo si determina una discussione rispetto a quello che sta succedendo, e questo significa anche che il potere politico si assume una responsabilità rispetto a quello che si sta approvando e che si sta decidendo. Ora, questi tre elementi sono già di per sé, a mio avviso, sufficienti a farci rendere conto che siamo di fronte ad una situazione particolare. Quindi, dicevo, livelli di conflittualità comunque non altissimi, una conflittualità non generalizzata, assenza di un'assunzione politica diretta da parte del potere politico del processo repressivo, e a fronte però di tutto questo una dinamica di repressione giudiziaria pesantissima. E se vogliamo, io, è sempre molto difficile, no? Così, interpretare la storia per date. Io personalmente sono abbastanza contrario a questa metodologia, perché poi in realtà la storia non è scritta sulle pagine di un libro, non è fatta per capitolo, ci sono intrecci e quant'altro. Però se volessimo darci un punto di riferimento cronologico importante nell'analisi che stiamo facendo, io credo che questo riferimento cronologico lo possiamo individuare a partire dal 2001. Cioè dal 2001 in poi succedono delle cose che vanno a configurare anche la fase repressiva che stiamo attraversando. E che cosa succede dopo il 2001? Intanto si verificano alcuni interventi normativi importanti. E quali sono questi interventi normativi? Ce ne sono stati diversi. Io mi limito chiaramente nel mio intervento ai profili penalistici. Ce ne sono stati diversi, però sempre per schematizzare ce ne sono stati due in particolare che, per quanto ci
riguarda sono determinanti. E sono entrambi gli interventi normativi che hanno determinato una modifica delle disposizioni del codice che riguardano le cosiddette associazioni sovversive con finalità di terrorismo e quant'altro. In particolare, che cosa succede? Un primo intervento normativo ce l'abbiamo nel 2001, nello stesso anno, è successivo all'ondata emotiva del crollo del Torre Gemelli, prima ancora avevamo avuto Genova, questo paese, poi ci abbiamo un crollo del Torre Gemelli, e successivamente viene operato questo primo intervento normativo con un decreto legge 274 del 2001, poi convertito, e con questo primo intervento normativo si va a modificare l'articolo 270 bis del codice penale, quindi l'articolo proprio che tratta delle associazioni con finalità di terrorismo e di diversione, inserendo, ridimensionando, cercando di una dimensione anche internazionale e modificando, inasprendo le pene relative a chi partecipa all'associazione. E con lo stesso atto normativo viene introdotto l'articolo 270 ter che, guardate, va a costruire una figura ulteriore a quella del concorso del favoreggiamento, cioè già la normativa vigente, no? Poteva essere perseguito il favoreggiamento rispetto all'associazione e il concorso. Oltre il favoreggiamento e il concorso viene introdotto questo nuovo articolo 270 ter che parla di assistenza agli associati, quindi ancora una forma un po' strana, un po' discrezionale, un po' difficile da comprendere, che punisce però fino a punto una pena con pene che arrivano a 4 anni, chi in qualche maniera fornisce assistenza a chi partecipa a queste associazioni con finalità di intervento e relazione. Il successivo intervento, che a mio avviso è quello ancora più importante e determinante, ce l'abbiamo invece nel 2005. E anche in questo caso viene operato sull'onda emotiva di un evento di cronaca, sostanzialmente sull'onda emotiva degli attentati alla metropolitana di Londra che si erano verificati pochi mesi prima. Quindi nel 2005, sull'onda emotiva di questi attentati, si ritorna a lavorare sugli articoli 270 bis e seguenti, quindi proprio sul pezzo di legislazione di emergenza prodotto, no? A conclusione del ciclo di lotta degli anni 70, e si introducono altre ipotesi di reato e quant'altro. Considerate che noi arriviamo, che sull'onda appunto del ciclo di lotte precedenti si introduce nell'ordinamento penale l'articolo 270 bis, oggi siamo arrivati, e già sembrava una cosa, no, molto problematica per tutto quello che implicava quell'articolo, oggi siamo arrivati a 276, quindi pensate ai pezzetti che di volta in volta sono stati introdotti. Ma la cosa più grave è proprio il 276, cioè questo articolo che viene inserito nel 2005, nel 2005 con il decreto legge 144 del 2005, poi convertito in legge, perché questo articolo, poi se volete potete vedere il codice penale, ha una sola funzione. Il 276 ha una sola funzione, e cioè definire che cos'è la finalità di terrorismo. Cioè non è un articolo che dice se commetti questo io ti punisco in questa maniera, è un articolo specificatamente definitorio, e quindi è un articolo che determina i suoi effetti su tutte le norme presenti nel codice penale che in qualche maniera richiamano la finalità di terrorismo di diversione. Perché? Perché va a dare questo tipo di definizione. Che cosa sono le condotte con finalità di terrorismo? Ed è qui che si gioca la partita, perché poi questo è l'articolo che ci siamo ritrovati, richiamato, utilizzato dalla Procura di Torino per una serie di procedimenti giudiziari, in particolare i procedimenti giudiziari che hanno portato all'incarcerazione, militanti proprio con l'accusa di aver commesso attentati con finalità di terrorismo e di diversione. E guardate, l'articolo 176, nell'andare a definire queste finalità, dice questa cosa qui, io la leggo perché penso che la giornata di oggi sia anche una giornata, se
se vogliamo, di discussione di studio, quindi andiamo a vedere anche le cose un po' nel merito. E l'articolo 176 si dice questo: sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono recare un grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale, che sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto. E poi prosegue dando aggiungendo altre cose. Ora, se noi analizziamo questa parte dell'articolo, ci rendiamo conto come sia assolutamente in realtà indefinita la condotta con finalità di terrorismo, cioè in realtà vengono dati dei parametri che possono essere tranquillamente resi elastici e adattati a mille situazioni. Perché? Perché se io dico che la condotta con finalità di terrorismo è quella condotta che per la loro natura o contesto, intanto natura o contesto cosa significa? Purtroppo questo aspetto qui abbiamo trovato un'applicazione del procedimento che dicevo prima, perché poi il contesto diventa il contesto storico. Cioè io faccio un'azione che inserita in un contesto storico assume indipendentemente da quello che è il significato o le caratteristiche dell'azione che io metto in campo personalmente, in quel contesto storico assume quel significato di finalità di terrorismo. Possono recare un grave danno, il concetto di gravità è un concetto relativo, come si fa a definire bene che cos'è un grave danno, con lo scopo, tra gli altri, di costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto. Cioè qui siamo, no, in una dimensione assolutamente quasi astratta, cioè da una possibilità, cioè la possibilità di colpire dentro una gamma di situazioni che è vastissima. E guardate, questa cosa qui è stata proprio una scelta premeditata del legislatore con la complicità delle forze politiche del Parlamento italiano. Dico questo perché questa definizione che ho appena letto non è completa, è poi continua, però questa definizione in realtà è mutuata da una decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno del 2002. Il Consiglio dell'Unione Europea ad un certo punto, appunto, con questa decisione quadro dà una definizione a livello europeo di quello che dovrebbe essere considerata una condotta con finalità di terrorismo. E in questa decisione quadro viene usata espressamente questa stessa formula che ritroviamo nel 176, con una differenza però enorme, perché nella decisione quadro, nell'articolo 1, dove si riproduce questa formula, dopo questa formula viene fatto un elenco di quelle che sono le condotte che possono integrare quel tipo di finalità. Allora, per esempio, anche questa è la legge, tanto per renderci conto, si fa questa premessa di carattere generale, poi però si dice nella decisione quadro che le condotte che possono integrare queste finalità e assumere questa configurazione sono attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso, attentati gravi all'integrità fisica di una persona, sequestro di persone e cattura di ostaggi, distruzione di vasta portata di strutture governative o pubbliche. Cioè, che ci sono e continua questo elenco. Quindi nella decisione quadro dell'Unione Europea, peraltro già di per sé criticabile, però una volta fatta questa premessa generale viene proprio per evitare, no? Trattandosi di norma penale, quindi una norma che deve garantire la certezza del diritto, per evitare un'eccessiva discrezionalità, viene fatto un elenco preciso delle condotte che possono rientrare in quella definizione. Quando il legislatore italiano traduce nell'ordinamento penale italiano la norma, sceglie di prendere solamente la prima parte. Ma guardate, non lo fa in maniera mascherata, proprio nella relazione al disegno di legge, proprio viene detto noi dobbiamo prendere solo la parte generale, perché altrimenti rischiano di non poter perseguire condotte che invece dovrebbero essere perseguite. Ora, con l'articolo 276, che per l'appunto noi poi oggi ci ritroviamo in numerosi procedimenti, perché
è facile per la procura, no? Attraverso quel tipo di definizione andare a dire che è stato compiuto un atto, è stata commessa una condotta con le finalità di terrorismo, con il 276 se succede quello di cui l'ordinamento ai fini repressivi dei movimenti sociali aveva bisogno, cioè una norma che prende e aprisse alla legislazione d'emergenza degli anni 70, aprisse il banco per diventare invece spendibile nel contesto attuale, che chiaramente è un contesto profondamente diverso rispetto a quello degli anni 70, se non altro per livelli di conflittualità sociale. Quindi era molto difficile, presentava numerose problematiche, prendere quella norma, le normative e riportarle nella nostra contemporaneità. C'era bisogno di un trait d'union normativo, giuridico, è stato realizzato con il 266. E attraverso queste disposizioni siamo arrivati ad una situazione dal punto di vista della normativa penale che interviene sulle condotte di conflittualità sociale, che, badate bene, è peggiorativa delle norme del codice penale fascista. È peggiorativa dal punto di vista della configurazione dei reati, dal punto di vista delle pene. Se qualcuno di voi ha la curiosità di andarsi a vedere alcune sentenze dei tribunali speciali fascisti, si rende conto che molte di quelle sentenze sono, dal punto di vista della pena, più ridimensionate e più proporzionate rispetto a quelle che si stanno combinando oggi sui fatti di movimentazione sociale. Un aspetto, io credo che insomma, ci deve far pensare profondamente. Oltre a questi interventi normativi ce ne sono stati chiaramente altri, per esempio anche alcuni interventi normativi che a prima vista potrebbero sembrare di scarso rilievo, ma invece poi sono importanti, per esempio le modifiche introdotte al reato di danneggiamento. Cioè noi oggi abbiamo l'articolo 635 del codice penale che punisce il danneggiamento è uno di quei reati che spesso viene contestato all'interno delle occupazioni oppure in situazioni di manifestazioni in cui si verificano degli incidenti. Il reato di danneggiamento attualmente addirittura non prevede danneggiamento aggravato, che è quello che ci contestano sempre, non prevede addirittura la possibilità della sospensione condizionale della pena se non attraverso la riparazione, condotte riparatorie rispetto al danno che è stato prodotto. È stato negli anni poi, prima abrogato e poi introdotto il reato di oltraggio pubblico ufficiale e quant'altro. Quindi ci sono alcuni interventi normativi molto importanti, in particolare quello che riguarda tutta la problematica dell'articolo 270 bis e seguenti, che serve a dare maneggiabilità della normativa, della legislazione di emergenza nel nostro presente, nella nostra contemporaneità, altri interventi normativi su alcuni specifici reati, e a fronte di questa situazione si viene a creare un contesto all'interno della quale il ruolo della magistratura assume una configurazione particolare. Ed è questa, secondo me, l'altra, no, una specificità che noi dobbiamo cogliere nella fase che stiamo attraversando. Perché dico questo? Perché a partire dal 2001, nel corso del decennio precedente, a poco la magistratura italiana si trova ad operare all'interno di un contesto che è così caratterizzato, un contesto normativo all'interno del quale la legislazione di emergenza degli anni 70 viene aperta al tempo presente attraverso la norma che dicevo prima, ma con un meccanismo che dà enorme discrezionalità alla magistratura. Cioè sono norme che danno alla magistratura la possibilità di un'ampia manovrabilità. Quando dico magistratura intendo ovviamente anche la procura, cioè parliamo solamente del giudice del processo, parliamo di tutto l'assetto della procura, di chi fa le indagini e quant'altro. Quindi abbiamo da un lato questo. Dall'altro c'è un codice penale fascista ancora in vigore, che al suo interno prevede dei reati che sono inconcepibili. Noi viviamo
Il nostro paese vive un paradosso storico rarissimo, non so in quale altre parti del mondo si è verificato un fatto simile al nostro, per cui c'è il rovesciamento di un regime, come è stato il rovesciamento del regime fascista, ma non è stato mai riformato il codice penale. Ogni tentativo di riforma al codice penale è andato a vuoto, ce ne sono stati diversi ma non sono approdati a nulla. Quindi noi abbiamo ancora quel codice penale vigente, che contiene delle cose, per esempio resistenza, violenza, pubblico ufficiale, che sono i reati che noi troviamo sempre, costantemente. Io personalmente non so quando un processo è fatto per violenza e resistenza pubblico ufficiale, e sono reati che nella loro versione aggravata, e quasi sempre aggravata, perché per aggravare resistenza e violenza pubblico ufficiale è sufficiente essere più di 10, quindi in una manifestazione automaticamente il contesto del reato aggravato. Questo reato aggravato, con cui abbiamo dovuto fare di recente conti al maxi processo notario di Torino, prevede una condanna che va da 3 a 15 anni. Cioè, se tu ti trovi in una manifestazione con più di 10 persone, che dentro questa manifestazione ci sono dei momenti di scontro anche con le forze di polizia, perché qui noi dobbiamo parlare non dell'innocenza ma del problema della cosiddetta colpevolezza. Cioè, noi non è che ci possiamo difendere sempre dicendo no, ma quello non era lui, l'avete riconosciuto male, forse l'avete scambiato per un'altra persona. Quindi qui il problema è su un altro piano, cioè quando è reale, quando la condotta c'è, perché tu politicamente hai scelto che ci fosse quella condotta, che cosa succede? Allora, è immaginabile, è possibile ancora oggi, no? In una situazione in cui si determina una dimensione di scontro anche con la polizia, spesso anche banale, spesso anche piccolo, immediatamente passare ad una categoria di pena che prevede un minimo di 3 anni e un massimo di 15 anni. Allora, è una cosa assolutamente inconcepibile, ed è però quello che noi abbiamo nel codice penale. Resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza a pubblico ufficiale aggravata, minimo 3 anni, massimo 15 anni. Poi c'è l'atto di devastazione e saccheggio, l'altro elemento che ha caratterizzato questi anni di repressione giudiziaria. Guardate, il reato di devastazione e saccheggio, che prevede pene gravissime, perché sono pene che vanno da 8 a 15 anni, nel nostro codice penale è duplicato, tanto è vero che certe volte in alcune cose che girano in internet si fa anche confusione, è duplicato, cioè noi abbiamo due reati per devastazione e saccheggio. Uno è previsto dall'articolo 285 del codice penale ed è la devastazione e saccheggio, passate in termini classici. Cioè quella situazione che si verifica in situazioni, in contesti sostanzialmente di guerra, all'interno di una dimensione tecnica. Quindi il reato di devastazione e saccheggio nella sua concezione originaria. Poi abbiamo un altro reato di devastazione e saccheggio, che è il 419, introdotto specificatamente dal regime fascista proprio per colpire, diciamo, le manifestazioni che avessero raggiunto un certo livello di conflittualità, che peraltro quella volta, quando si parlava di un certo livello di conflittualità, non si parlava di quello che abbiamo oggi, era un contesto completamente diverso. Devastazione e saccheggio, un reato sostanzialmente non niente all'interno del codice penale, che poi invece è stato riesumato e è diventata una contestazione, abbastanza usuale. Quindi abbiamo un contesto normativo caratterizzato da un'enorme discrezionalità che viene imposta nelle mani dei magistrati attraverso la norma che dicevo prima del 276, attraverso le norme presenti all'interno del codice penale fascista, tra cui reati dormienti, che dormienti passati nel tempo, in qualche occasione erano stati utilizzati, ma molto raramente nel passato, però reati sostanzialmente dormienti che i magistrati hanno la possibilità di riportare in vita, modifiche normative che danno maggiore potere ai magistrati e alla magistratura. Questo è il contesto normativo. Questo contesto normativo si lega ad un contesto politico che è caratterizzato da due cose, no? In questi ultimi anni lo abbiamo potuto verificare. Da una degenerazione del quadro politico istituzionale, del ceto politico, che diventa elemento anche, no, di dibattito sociale, anche attraverso movimenti e quant'altro, insomma anche di segni contrapposti, però di fatto
un contesto politico che in qualche maniera sottolinea, fa emergere la crisi delle rappresentanze politiche, dei ceti politici di governo e di Parlamento, e dall'altro sempre dal punto di vista politico una grande difficoltà da parte dei movimenti di riuscire a trovare sbocchi alle proprie istanze. Cioè, noi negli anni che abbiamo attraversato, tanti sono stati movimenti che hanno posto bisogni sociali, istanze sociali, ma questi bisogni e queste istanze non hanno quasi mai trovato un riconoscimento dal punto di vista appunto dell'ordinamento, a differenza di altre epoche storiche dove magari i movimenti puntavano al centro e forse lì riuscivano a ottenere dal punto di vista del riconoscimento anche normativo e quant'altro. Questo non succede, da tanti anni non succede. Ora, in più, dimensione di crisi a livello globale, su questo non voglio, bisognerebbe aprire tutta un'altra parentesi, però insomma una dimensione anche a livello internazionale che dà sempre più maggiore, sempre più centralità anche alla dimensione giudiziaria, no? Come dimensione di regolamento, di regolazione sociale. Ora, nell'interagire in questi tre contesti, quindi contesto normativo che dà enorme discrezionalità, enorme potere alla magistratura, contesto politico che vede una crisi, no, delle rappresentanze e però anche una crisi dal punto di vista, se vogliamo, dei movimenti nella capacità di tradurre, di ottenere più conoscimento delle proprie istanze, valorizzazione del ruolo della magistratura anche a livello globale, questi tre contesti messi insieme determinano quello che secondo me è una cifra, cioè una caratteristica determinante della fase che stiamo attraversando, e cioè determinano un processo di soggettivazione politica della magistratura in Italia. Noi facciamo i conti oggi con un processo di soggettivazione politica, dove la magistratura, che ha sempre ovviamente, prima si diceva giustamente, il diritto, la legge, segna un rapporto di forza, no? Per cui è ovvio che c'è un elemento di politicità sempre congelato dentro la funzione giudiziaria, ma qui andiamo oltre perché la magistratura diventa un attore direttamente politico e lo fa in tante maniere. Lo fa in maniera completa, perché da un lato esercita appunto la repressione in forma molto forte, molto radicale, dall'altro si accredita anche in alcuni contesti come elemento di garanzia di alcune istanze sociali, il che personalmente non mi rallegra. Quando ci sono state delle sentenze importanti, come quella che ha riguardato il Porcello, per esempio, la legge elettorale, o quella che ha riguardato la normativa in materia di sostanze stupefacenti, è stato, diciamo così, un po' da parte di tutti salutato con gioia il fatto che a un certo punto la normativa in materia di sostanze stupefacenti fosse stata dichiarata incostituzionale, che la legge elettorale fosse stata dichiarata incostituzionale. Forse un po' di piacere era giusto anche provarlo, io non lo so, a me personalmente ha preoccupato molto invece. Ha preoccupato molto perché? Perché se penso alle battaglie che noi abbiamo fatto rispetto alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, dal 2006 è in vigore quella normativa, se penso quanti ragazzi ho visto finire in carcere con sentenze inaccettabili dal punto di vista della pena, se penso con quanta ragionevolezza, con quanta capacità scientifica, per anni i movimenti hanno posto il problema di quanto quella normativa fosse assurda, se penso a tutto questo, trovo profondamente squilibrato che da un giorno all'altro la cosa cambi perché un magistrato, seppur in questo caso la Corte Costituzionale, il magistrato di alto livello, però decide, peraltro per una questione tecnica, non di merito, che quella norma è costituzionale. Questo aspetto io credo che vada considerato con estrema attenzione, perché dentro questo meccanismo si gioca una dinamica di legittimazione politica della magistratura che non ha precedenti.
Se voi pensate a quante battaglie, anche di natura ambientale, finiscono o si esauriscono all'interno di un'aula giudiziaria, è una dimensione incredibile, è incalcolabile. Con questo non voglio dire che lo strumento giudiziario non vada utilizzato quando serve, però è un ragionamento su un altro piano, non è un ragionamento veramente pratico, operativo. Io dico, siamo in una situazione dove al blocco delle istanze sociali, rigoroso, perché da anni non vengono assunte in nessuna forma nelle normative, negli atti politici, le istanze che pongono alcuni movimenti, a fronte di questa rigorosa chiusura c'è questo confluire dentro la dimensione giudiziaria che poi automaticamente diventa anche un referente e un riferimento politico. Dentro questo tipo di dimensione io credo che succede quello che appunto nel capitale di altre volte succede, appunto il processo di soggettivazione della magistratura, e la magistratura diventa una magistratura fortemente creativa, ma creativa non nel senso artistico del termine, ma nel senso di una magistratura che, rompendo la dinamica classica del costituzionalismo liberale, no? Quindi della separazione dei poteri, diventa qualcosa di più. Diventa protagonista, diventa soggetto anche politico, e rispetto alla dinamica repressiva si fa creatrice della dinamica repressiva, cioè non applica semplicemente delle norme, le crea. E come le crea? Le crea attraverso una serie di meccanismi, riesumando appunto i reati dormienti. Quello che è stato fatto sull'articolo 419 è inaccettabile. Ed è opera esclusiva dei magistrati, cioè il fatto che noi oggi ci ritroviamo a fare i conti con devastazione e saccheggio quando facciamo le manifestazioni è un'operazione maturata tutto all'interno delle procure della magistratura, dove anche hanno deciso scientificamente che era necessario riportare in vita per reato e farne un elemento di contestazione ordinaria. Le pene sono continuamente e costantemente innalzate, quindi c'è una sproporzione tra pene, sto prendendo troppo tempo, non so, adesso c'è ancora di sintetizzare, stavo guardando l'orologio comunque, provo ad andare un po' a conclusione. C'è un innalzamento delle pene, un costante innalzamento delle pene, reati molto gravi vengono costantemente riportati in contesti invece ordinari, quindi appunto la contestazione delle condotte con finalità di terrorismo viene applicate in contesti immaginabili, si allarga costantemente il ricorso ai reati associativi, si allarga costantemente la dimensione del concorso, cioè noi nei processi ormai siamo arrivati al punto per cui la manifestazione in quanto tale è il contesto storico del processo di termine del concorso delle condotte, cioè io mi trovo in una manifestazione per il fatto stesso che sono in quella manifestazione vengo considerato in concorso con tutta una serie di condotte, di fatti che si verificano. Ma se anche io in una manifestazione tirassi un sasso, non può essere quel dato impersonale diventare l'elemento attraverso il quale vengo messo in concorso con mille eventi e mille fatti che si verificano nel corso della manifestazione. Ed invece è quello che esattamente quello che viene fatto costantemente metodologicamente. Viene costruita, e questo è un altro passaggio determinante con cui in futuro avremo a che fare, la dimensione del concorso storico a cui accennavo prima. Il concorso storico, guardate, è un problema enorme. Nella vicenda giudiziaria che ha riguardato i fatti appunto l'ottava del 14 maggio del 2013, all'interno dei quali è stata contestata appunto la condotta con finalità di terrorismo, lì viene detto che la condotta assume la finalità di terrorismo perché è inserita non per quello che è la condotta in sé semplicemente, ma perché è inserita in una catena di eventi, e inserita in quella catena di eventi, appunto il 276 quando parla di contesto, inserita quella catena, dentro quella catena di eventi assume quella configurazione.
Io credo che noi ci troviamo a fare i conti appunto con un ruolo della magistratura molto particolare, una magistratura che si soggettivizza, che diventa creativa, all'interno della cui azione trovano una crisi profonda principi fondamentali del diritto come la determinatezza della pena, la personalità della responsabilità penale, la proporzionalità tra pena e condotte, la proporzionalità tra reato contestato e condotte, il principio di presunzione di innocenza, il diritto di difesa e il principio di offensività, che è un principio costituzionale che dice che al di là potrebbe essere tradotto in questi termini, al di là di quella che è la qualificazione formale di un fatto, bisogna vedere qual è il grado di offensività reale che quel fatto ha determinato, che il fatto ha avuto. E poi viene fatta sempre più spesso, no, in maniera scientifica, il ricorso alla contestazione di reati molto gravi, che magari la procura immagina anche che successivamente possano poi essere derubricati. Ma intanto con quella contestazione viene utilizzato scientificamente il tempo tra la contestazione originale e la sua derubricazione per esercitare un'azione repressiva, perché comunque nel momento in cui tu contesti una condotta con finalità di terrorismo, poi tranquillamente chiede delle misure cautelari, fa stare in carcere le persone, poi sì, un giorno magari verrà derubricato, ma poi si vedrà, se non che purtroppo questo si vedrà a che fare con la vita reale completa delle persone. Ora, rispetto a tutte queste cose che ho detto, i processi che noi abbiamo avuto, io personalmente ho seguito il maxi processo Lottardo a Torino sulla vicenda Lottardo, sarebbe interessante dire delle cose, ma il tempo mi sembra che adesso non ci sia, poi eventualmente successivamente possiamo riprendere. Io avevo anche per curiosità portato un video di 3 minuti e 50, poi se abbiamo tempo lo guardiamo, perché è un video che ho utilizzato quando ho fatto la discussione conclusiva sul processo, ed è un video, siccome spesso gran parte delle imputazioni riguardano la contestazione di aver lanciato dei sassi, di aver lanciato degli oggetti rispetto alla polizia, in questi 3 minuti e 50, che sono una minima parte di quello che avremmo potuto far vedere, però poi i tempi anche del processo sono quelli che sono immagini di squadre di poliziotti che lanciano sassi. Cioè non è che è un poliziotto che prende l'iniziativa e lancia un sasso, cioè sono squadre di polizia che fanno sassaglione, tanto che appunto al collegio giudicante, no, è stato posto questo problema, è così, voi giudicate chi ha tirato un sasso, chi ne ha tirati due, ma che posto hanno in questo processo queste immagini dove ci sono decine di poliziotti che lanciano sassi contro i manifestanti? E se io fossi un manifestante non violento, pacifico, passo lì e becco 4-5 sassate dai poliziotti e poi tiro un sasso, la mia condotta ha diritto o no di essere discriminata, di essere considerata legittima? Ma come è possibile far finta, ignorare, come è stato fatto nel maxi processo, ignorare metodicamente documentazioni, video da cui risultano proprio gli abusi commessi alla polizia? Ma questa è la realtà che abbiamo di fronte, con la quale purtroppo siamo costretti a fare conti. Ora io chiudo questo primo intervento, poi se abbiamo un modo ritorniamo anche sulle questioni del maxi processo notato, dicendo questo. Io credo che abbiamo bisogno, molto bisogno in questo momento, di ricostruire una presa di iniziativa sulla problematica della repressione giudiziaria in questo paese. Dobbiamo riuscire a prenderla approfondendo l'analisi, perché, ripeto, non dobbiamo pensare che i principi di repressione siano uguali. Forse dovremmo parlare di qualcosa diverso della mera repressione, che siamo qualcosa diverso, perché in realtà forse in questo momento anche l'azione che viene dispiegata da parte della magistratura è un'azione che ha come interfaccia non il presunto rischio che viene dal sociale, ma l'imposizione di un'idea di società, dove, per riprendere paradossalmente Montesquieu, uno dei primi teorici della divisione, della ripartizione dei poteri, dove la libertà
è il diritto di fare ciò che la legge consente. Questo è il problema. Noi oggi ci misuriamo su questo dato. Il problema oggi non è tanto il livello di conflittualità sociale o i rischi che essa porrebbe. Il problema è sradicare alla radice l'idea che il cambiamento sociale possa passare attraverso dinamiche che non sono la legge e che non sono i percorsi e gli apparati istituzionali. Perché? Perché la libertà è il diritto di fare ciò che la legge ti permette, e se la legge non te lo permette non lo fai, e se lo fai devi essere colpito pesantemente. Ora, di fronte a questa dimensione e di fronte anche a questa dimensione di soggettivazione della magistratura e il ruolo creativo che la magistratura dentro questa soggettivazione svolge, noi dobbiamo riportare i processi dentro i movimenti. Guardate bene, non portare i movimenti dei processi, ma i processi dei movimenti, cioè dobbiamo riuscire, quando ci sono questi processi che attengono alle dinamiche di conflittualità sociale, no, farli un elemento di battaglia politica, perché noi stiamo facendo i processi in forma isolata, senza che se ne parli, senza che tanto che siamo arrivati al maxi processo di Torino nell'aula bunker. Noi abbiamo fatto il processo nell'aula bunker, come se ad ogni udienza che andavamo a fare ci potesse essere l'assalto di fantomatiche bande armate. In realtà ovviamente sapevano benissimo che questo rischio non c'era, è stato fatto nell'aula bunker perché questi processi vanno chiusi, non vanno socializzati, non devono diventare elemento di comunicazione. Abbiamo necessità di costruire una piattaforma di azione, realistica, cioè realistica nel senso che si pone degli obiettivi completamente raggiungibili. Certo, per quella che è la nostra formazione, se ci mettiamo a parlare di codice penale, dovremmo dire qui c'è da fare una riforma generale, far saltare in aria tutto, qui le norme, il codice è fascista, però il problema è che questa cosa non è molto raggiungibile, realisticamente raggiungibile in questa fase. Quindi dobbiamo invece individuare degli obiettivi che però sono molto importanti in questo momento. Quindi, per esempio, l'abrogazione del reato di devastazione e saccheggio, 419. Deve essere abrogato, perché se non lo abroghiamo non solo salvaguardiamo un futuro, ma liberiamo anche chi oggi si troverà ad ascoltare anni e anni di carcere per questa accusa assurda. Dobbiamo intervenire su tutta la problematica del 270 bis, ter, quater e quant'altro. Io direi che andrebbero abrogati tutti, però realisticamente almeno il 270 sezies, cioè quello che definisce che cos'è la condotta con finalità di terrorismo, quantomeno va abrogato quello nell'immediatezza. Abrogazione del reato di invasione di edifici, che noi chiamiamo occupazione, quel reato lì è stato, per loro pensa, ma certo, è sempre stato, ovviamente è un reato, non è vero. Nel codice Zanardelli non esisteva questo reato qui, cioè il codice precedente a quello fascista, non esisteva il reato di invasione di edifici. Questo reato è stato introdotto successivamente dal regime fascista, dobbiamo farlo abrogare in tutte le sue forme. Adesso è prevista forse l'abrogazione nella sua forma semplice, ma permanente l'abrogazione nella sua forma aggravata. Dobbiamo assolutamente abrogare il reato del traggio pubblico ufficiale, riconfigurare i reati di resistenza e violenza pubblico ufficiale, perché non è possibile andare incontro solo per dei fatti banali, appena che vanno da 3 a 15 anni. Riconfigurare il reato di danneggiamento, perché non è possibile che non sia prevista nella sua forma aggravata la possibilità diretta della sospensione condizionale della pena. Dobbiamo introdurre scriminanti attenuanti per condotte che hanno finalità sociali e politiche che siano effettivamente applicabili, che impongano al giudice la loro applicazione, perché oggi ce ne sono poche e queste scriminanti non vengono mai applicate. Dobbiamo costruire scriminanti e attenuanti che siano effettive. Dobbiamo su una serie di reati escludere la procedibilità d'ufficio, per esempio per la stessa invasione di edifici è prevista, se l'edificio è un edificio pubblico, la procedibilità d'ufficio, che certe volte no,
no, ma persino in contrasto con quello che è il rapporto diretto tra chi ha fatto l'azione, magari l'amministrazione locale, magari la situazione si è risolta, ma la cosa va avanti di per sé. La procedibilità d'ufficio deve essere limitata ai reati più gravi. Altri reati devono avere una procedibilità diversa che permette anche di rimettere il procedimento alla decisione del parte. Dobbiamo appropriarci, e vado proprio e concludo proprio, dobbiamo appropriarci del lavoro di pubblica utilità, perché il lavoro di pubblica utilità può essere anche utilizzato come misura alternativa o sostitutiva della reclusione, quando non abbiamo altre possibilità, quando abbiamo esaurito ogni altra possibilità, ma dobbiamo sul lavoro di pubblica utilità aprire una vertenza, perché il lavoro di pubblica utilità oggi è legato all'esercizio del mero sfruttamento presso alcuni enti decisi dalle autorità di esecuzione penale o da determinate convenzioni. Il lavoro di pubblica utilità che divenga invece uno strumento nostro, ma allora questo significa che se devo fare il lavoro di pubblica utilità posso farlo anche dentro dei contesti che sono sociali, magari che sono autogestiti, magari che sono auto-organizzati, perché il lavoro di pubblica utilità non deve essere sfruttamento. Forse sul lavoro di pubblica utilità possiamo aprire un ragionamento dentro questa piattaforma che dobbiamo costruire, un ragionamento che abbia un senso anche di riappropriazione. E dobbiamo poi assolutamente aprire una campagna per l'amnistia e l'indulto. Una campagna per l'amnistia e l'indulto, ma non perché le carceri sono piene, anche per quello, ma non dobbiamo esaurire il nostro ragionamento sul dato umanitario. Le carceri sono piene, allora serve l'amnistia, perché se no l'amnistia e l'indulto sono uno strumento contro la legalità. Ma di cosa parliamo? Noi dobbiamo rivendicare l'amnistia e l'indulto come dato politico, come elemento di riequilibrio sociale, perché i meccanismi di incarceramento affondano le loro radici nella configurazione sociale, negli squilibri economici. E quindi, per questo, come sempre è stato nella storia, l'amnistia e l'indulto assolvono una funzione che è meramente anche di riequilibrio, di una sperequazione che c'è a livello sociale, a maggior ragione assumono significato per i reati ricollegabili appunto ai movimenti. Quindi dobbiamo fare una campagna di rivendicazione politica dell'amnistia e dell'indulto. E in ultimo, questo riguarda gli avvocati, io proprio, io credo che da parte anche degli avvocati ci dovrebbe essere la disponibilità ad assumere decisioni più forti in determinati contesti. Ricordo per esempio che per quanto riguarda l'astensione, l'articolo 105 del codice di procedura penale prevede che nei casi di abbandono o rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il Consiglio dell'Ordine ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata. Io credo che noi avvocati dobbiamo scientificamente adottare il metodo anche dell'astensione dalle udienze, chiaramente calcolando l'udienza giusta da cui astenersi, però dobbiamo utilizzare anche questo strumento per denunciare la violazione dei diritti di difesa che vengono metodicamente perpetrati nelle aule giudiziarie, a maggior ragione quando nel banco dei deputati ci sono i movimenti. Che la questione sia primariamente collocata, che tutta la questione sia primariamente collocata sul problema di quanto crescono i movimenti, di quanto i movimenti riescono a conquistare spazi e quant'altro, cioè su questo non c'è un dubbio, ma io questo lo darei abbastanza per scontato. Dopodiché, salvo che non immaginiamo un momento istituzionale che improvvisamente fa precipitare tutte le condizioni, anche movimenti forti, anche movimenti che crescono, hanno poi comunque il problema di che relazione hanno con la controparte. No? E in questo subentra anche l'elemento poi del diritto, della legge e quant'altro, cioè non è facilmente eliminabile, cioè non è che noi possiamo pensare di passare da una situazione di scarsità di movimenti ad una situazione di movimenti grandissimi senza che in questo intervengano le problematiche concrete che le dinamiche di repressione e di oppressione giudiziaria pongono. Per fare un esempio, noi oggi, io non so, cioè,
cerchiamo di avere anche la dimensione reale del problema, cioè per quanto mi riguarda, essendo anche persona che comunque è attiva dentro determinati contesti, anche in movimento, io posso dirvi chiaramente che ci sono decine e decine di compagni che piano piano vengono posti nella impossibilità di fare iniziative, perché con due processi si sono beccati 8 anni di carcere. Che cosa hanno fatto? Hanno partecipato alle manifestazioni dove sono successe delle cose. Allora, noi stiamo affrontando un problema che è molto serio, quindi lo affrontiamo con l'analisi, con la riflessione, ma lo affrontiamo sempre con quel pensiero attivo che si pone il problema di come il ragionamento determina strumenti per agire, per far fronte alla problematica, perché altrimenti qui la dinamica di repressione crea anche le condizioni per un'impossibilità di intervento, per l'impossibilità proprio di agire, per l'agilità stessa delle persone dentro determinati contesti. Ora, quando io parlavo questa mattina di un processo di soggettivazione della magistratura, io questo volevo chiarirlo, cioè il processo di soggettivazione è un processo sistemico, cioè è ovvio che ci possono essere magistrati che prendono delle decisioni positive e prendono delle decisioni che possono essere utili o prendono delle decisioni che hanno uno spirito di tipo diverso, ma dal punto di vista sistemico l'andamento che si sta determinando è un andamento molto preciso, questo è il problema, perché per esempio a proposito del 270 se c'è stata la sentenza della Corte di Cassazione che giustamente ha posto un arresto dicendo guardate il 270 senses non possiamo interpretarlo in quella dimensione così un po' indefinita che aveva autorizzato la procura ed anche il tribunale dell'esame eccetera eccetera, quindi c'è un pronunciamento per esempio in questo caso positivo della sentenza di Cassazione. Ma della Corte di Cassazione, se voi leggete la sentenza vi rendete anche conto quanta difficoltà esprimono i giudici nel momento in cui vanno ad elaborare questa sentenza, perché dicono, si rendono conto che stanno maneggiando una cosa molto, molto grossa, molto grave, scrivono proprio il 276 ha segnato indubbiamente una cesura, cioè gli stessi giudici dicono che c'è una cesura, c'è un cambiamento di carattere generale. In questo caso la sentenza della Corte di Cassazione, per esempio, ha un esito per noi positivo. Ma facciamo attenzione, non è che questo risolve il problema, anche perché tutto questo dovrà misurarsi con un dato che sembra banale, ma non lo è, che è il ricambio generazionale dei giudici. Perché ci sono giudici e magistrati, al di là poi di chi agisce in mala parte o in buona parte, però magistrati che hanno una cultura, diciamo così, più lontana nel tempo, hanno la capacità di affrontare con maggiore complessità le questioni. Ma guardate che le nuove generazioni di magistrati, sentenze come questa che la Corte di Cassazione non ve la faranno mai, o saranno casi molto rari, c'è un abbassamento anche culturale della magistratura da questo punto di vista che non è di poco conto quando andiamo a maneggiare cose che invece sono complesse e quant'altro. Quindi io dico, certo ci sono iniziative prese di posizioni specifiche che possono essere importanti e quant'altro, però l'andamento generale sedimenta un certo tipo di posizione della magistratura rispetto ai conflitti sociali con tutto questo che ciò determina. Allora, rispetto alla situazione che abbiamo di fronte, chiedo proprio perché mi sembra che non ci sia più tempo, cioè il fatto di immaginare una capacità di intervento dei movimenti su questi temi, secondo me non deve farci pensare alla classica campagna contro la repressione, con quelle tinte grigie e buie che spesso le hanno caratterizzate. Qui il problema è di altro tipo, noi dobbiamo ricostruire intanto una condizione di conoscenza e di consapevolezza di quello che sta succedendo. Io qualche tempo fa ero in Corte d'Appello, sentivo un collega avvocato che parlando con altri diceva, oh ma sai che a quello lì
in, non mi ricordo in quale caso, paese, Romania, non so dove, lo hanno condannato a 3 anni per resistenza contro un ufficiale. Ecco, se vedo questa cosa, dico, guarda, collega, ma cioè, qui da noi sono più gravi le sentenze per resistenza contro un ufficiale. Cioè, qui arriviamo a 3 anni e mezzo, 4 anni. Non lo sapeva, questo per dare un senso di quanto sia poco conosciuto, di quanta poca consapevolezza ci sia rispetto alle problematiche che stanno emergendo su questo terreno. Allora noi dobbiamo, il fatto di parlare di alcune fattispecie di reato, di alcune cose che andrebbero abrogate, di alcune scriminanti che noi dobbiamo immaginare non come dispositivo diverso, perché se noi abbiamo, oppure alcune attenuanti, perché abbiamo l'attenuante del particolare valore morale e sociale, ma ormai c'è una giurisprudenza che viene utilizzata costantemente per non applicarla quell'attenuante, quindi dobbiamo immaginare anche dei meccanismi innovativi da questo punto di vista. Fare questo significa costruire anche una dimensione nuova di un nuovo garantismo attivo che concorre chiaramente, si intreccia con le dinamiche di movimento, concorre ad aprire e ad allargare gli spazi e soprattutto concorre a costruire anche una dimensione culturale diversa. Se noi non assumiamo questa necessità, che poi la provocazione sarà difficile da raggiungere, sarà difficile da conseguire, ma il fatto stesso che alcuni temi divengono patrimonio di una discussione collettiva, pubblica, e anche oggetto di iniziativa, oggetto di confronto, è tutto un percorso che comunque costruisce, inizia a costruire una cultura diversa, una dimensione diversa anche del concepire le dinamiche, no, giuridiche e giudiziarie e giustizialiste che ci sono in questo paese, anche perché da molti anni questa bocca non parla, cioè la bocca che ha parlato in questi anni è quella del legalitarismo, quella del giustizialismo. Noi rispetto a questo dobbiamo costruire una dinamica di tipo diverso. Lo facciamo con i movimenti sicuramente, e lo facciamo anche con i movimenti che affrontano queste tematiche, ponendosi degli obiettivi, poi magari gli obiettivi non li raggiungiamo, ma costruiamo intanto un contesto culturale e un'attenzione pubblica che, badate bene, conta molto più di quanto non sembri, perché quando su un processo c'è un'attenzione, c'è un'attività di informazione, si fa circolare quello che sta succedendo dentro e quant'altro, comunque un qualche elemento di difficoltà in più nel fare giustizia sommaria riusciamo a inibirlo. Quindi io dico, proviamo a misurarci anche con questo tema, facciamo un elemento di confronto, di dibattito, di discussione, ma anche di azione, ma dentro la dinamica dei movimenti, cioè perché da un lato ci sono i movimenti e dall'altro c'è quelli che parlano del diritto. Cioè qui dobbiamo immaginare un intreccio di situazioni dove possa determinarsi anche un contesto di, io lo chiamo così, tanto per capirci, di garantismo attivo, che mette insieme anche figure magari con estrazioni culturali anche diverse, ma che però pongono il problema di come oggi possa essere garantita una certezza, no, di alcuni diritti, di alcune tutele rispetto a quelle che sono le dinamiche di conflittualità sociale. Considerato che comunque il nostro ordinamento presenta delle specificità negative già nel codice stesso rispetto ad altri codici, ad altri contesti che ci sono in altri paesi. Quindi ecco, era solo un po' per fare alcune precisazioni, dopodiché tutto quello che noi facciamo, i tentativi che facciamo, quando li facciamo per le case, quando li facciamo per mettere in discussione le decisioni della magistratura, quando le facciamo per mettere in discussione una guerra o per mettere in discussione l'apertura della nuova sede della Banca Centrale Europea a Francoforte, sono tutti tentativi che noi mettiamo in uno spazio dove le cose si accumulano. Quindi anche se certe volte l'obiettivo non lo raggiungiamo, quello che si accumula costruisce patrimonio, e il patrimonio è la cosa più importante, il patrimonio di idee, di azioni e di prospettive, è la cosa più importante che in questo momento abbiamo da metterci in tasca per poter costruire una visione nuova e una dimensione diversa di questa società.